Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, questa nuova recensione. Mi vedete con uno strano outfit? Beh, questo per il mio terribile tentativo di adattarmi all'ambientazione che andremo a trattare. Precisamente parliamo del gioco di ruolo di Brass Age della Limana Umanita Edizioni. Quindi ragazzi, che cos'è Brass Age? Brass Age è un gioco di intrighi, investigazioni, complotti nell'età vittoriana, elementi di soprannaturale, magia e steampunk. Il club Diogene ha bisogno di voi. Questa potrebbe essere una brevissima introduzione a quello che è Brass Age, un gioco che appunto riprende in mano la fine dell'Ottocento, durante l'era vittoriana, l'età vittoriana, dove l'Inghilterra era al centro del mondo, volente o nolente, mettendo e aggiungendo tutta una questione sulle cospirazioni e sul soprannaturale, tanto caro anche agli scrittori di quel periodo. Per maggiori informazioni su quello che è Limana Umanita Edizioni, perché ne abbiamo parlato un pochettino, e anche di Brass Age, vi ricordo che qui sotto e qui a lato trovate il link dell'intervista che abbiamo fatto nel Road to Lucca, proprio a Limana Umanita Edizioni. Quindi, se siete incuriositi, andate a guardare quello per avere maggiori informazioni per quanto riguarda Limana Umanita Edizioni e Brass Age in generale, oltre agli altri progetti della Limana Umanita. Altrimenti, ora iniziamo a parlare di Brass Age. Sistema di gioco. Che cosa ci dobbiamo aspettare da Brass Age? E questi occhiali mi danno veramente, mi ingigantiscono gli occhi, mamma mia. Cosa ci dobbiamo aspettare dal sistema di gioco di Brass Age? Allora, il sistema di gioco di Brass Age è molto particolare e adesso vi andrò a spiegare in che modo. Abbiamo degli interessanti, oltre alle classiche abilità, specializzazioni, caratteristiche, abbiamo alcuni fattori interessanti in questo sistema di regole. Prima di tutto abbiamo i punti fatica, tensione, le ferite e le penalità, che sono tutti quanti legati. Andando a spiegarvi velocemente, ma proprio velocemente, velocemente, i punti fatica praticamente dicono quante cose potete fare in un singolo turno con il vostro personaggio. Meno siete affaticati, feriti, stressati, più azioni potrete fare, perché più punti ferita potrete usare. Spendendo i punti fatica potrete fare diverse azioni. I punti tensione servono per attivare alcune capacità speciali, come i trucchi, ne andremo a parlare successivamente, o per avere altri effetti che non andremo in questo caso a, diciamo, enunciare. Però diciamo che vi permettono di ottenere degli effetti. I punti tensione però non sono illimitati, sono pochi, potrebbero essere assimilabili ai willpower di un singolo personaggio, simili a quelli di, per esempio, di Vampire the Masquerade, per farvi capire un secondo di cosa stiamo parlando. Le ferite ovviamente le conosciamo, sono le ferite, e in Brass Age i nostri personaggi avranno 5 punti ferita a testa, quindi 5 ferite, 5 livelli di ferite potremmo così definirli, più simili appunto a giochi come abbiamo visto come Vampire o anche Dritsit con i livelli di salute, quindi è più una cosa del genere, e le penalità che sono tutta una serie di situazioni che vanno a inficiare le vostre prove, la vostra quantità di punti fatica principalmente. Quindi più sarete feriti, più sarete stressati, meno punti fatica avrete per eseguire le vostre azioni. E quindi meno cose potrete fare. Sono delle meccaniche interessanti, però hanno secondo me un punto debole. Hanno un punto debole perché rischiano che con uno scontro prolungato, a un certo punto, il turno dei singoli giocatori si riduca una singola cosa alla volta, quindi un rallentamento enorme dell'azione. Non ne posso essere sicuro perché non ho provato su carta il gioco, ma diciamo che è questo che traspare un pochettino dal regolamento. C'è una buona varietà dei trucchi, di cui ho accennato prima. Cosa sono i trucchi? I trucchi sono le capacità speciali, le conoscenze, l'occulto, le capacità di occulto, i vostri contatti. Sono praticamente quelle cose che rendono unico il vostro personaggio. C'è anche una buona varietà nelle professioni, per quando dovrete andare a creare il vostro personaggio. E le professioni del personaggio saranno non a livelli, ma a punti,
esperienza che potrete spendere per, diciamo, far progredire il vostro personaggio in date cose, come appunto siano le abilità, le specializzazioni, i trucchi, Tutto questo però risulta un pochettino tecnico, purtroppo, o meglio dire, un po' vecchio stile, che non è propriamente quello che mi fa impazzire nell'ultimo periodo. Quindi alcuni potrebbero trovarsi a loro agio, perché si riconosceranno, ma diciamo che chi cerca manuali con regolamenti un po' più veloci, celeri, forse avrà dei leggeri rallentamenti per questo stile un po' più vecchio. Diciamo che va a riprendere, ricorda, non è che è uguale a quelli, ma ricorda un po' vecchi regolamenti. Inoltre c'è un grosso problema nel come è stato scritta questa parte del regolamento, perché ci vengono spiegate prima dei passaggi senza che ci vengano spiegate delle basi per capirli, quei passaggi letti inizialmente. Questo vi costringerà a leggere due volte il regolamento senza capire la prima volta le prime parti che ve leggevate, cioè senza capirle appieno. Banalmente, ragazzi, fin dall'inizio vi si parla del X barra Y, che in realtà, se spiegato fin dall'inizio, sarebbe stato chiaro. X è la quantità di D10, perché in questo gioco si tirano D10, X identifica la quantità di D10 che dovrete tirare. Y identifica la difficoltà, quindi un 5/7 vuol dire che voi dovrete tirare 5 di 10 e il risultato minimo da ottenere per avere un successo con quel tiro sarà di 7. Semplice, ma non ci viene spiegato all'inizio. Quella parte viene messa più avanti, quindi prima ci vengono spiegate altre cose, ci viene detto altri aspetti, i trucchi, ci vengono spiegate diverse cose senza spiegarci le basi. L'ho trovato un errore abbastanza grossolano, nel senso, è stato semplicemente un sbaglio di dove piazzare gli elementi, che però ha reso, quantomeno al sottoscritto, complicata la lettura iniziale, o meglio, sembrava che mi stessi perdendo delle cose e continuavo a ricontrare dicendo, ma scusa, ma non me le sta, non, dov'è che me la spiegate, come faccio a capirle? Quindi mi mancavano quei passaggi. In realtà è semplicemente perché sembra quasi banalmente che abbiano invertito la posizione di alcuni elementi nel manuale. Non è un grosso problema a saperlo, perché basta andare a leggersi prima una parte più avanti per poi tornare indietro e leggersi a quel punto tutto il resto del manuale. Però è sicuramente un errore da tenere da conto. Una delle cose che ho trovato più interessanti di questo sistema, parlando dal punto di vista tecnico, si tratta delle lettere delle cospirazioni. Vuol dire che a creazione del vostro personaggio e all'inizio di ogni avventura dei vostri personaggi, il master distribuirà delle buste chiuse con dentro delle possibili indicazioni. Queste indicazioni indicheranno chi tra i personaggi, e ovviamente solo quel personaggio lo saprà, perché ognuno riceve una busta ma nessuno sa cosa c'è scritto nella busta degli altri. In alcune di queste buste potrebbe esserci scritto che il tal personaggio è in debito con la tale organizzazione, e quindi quella tale organizzazione potrebbe riscuotere il suo debito magari durante l'avventura. I giocatori, i protagonisti, giocheranno per la maggior parte dei casi dalla parte del club Diogene, ma questo qui aggiunge un'ulteriore meccanica molto interessante che fa capire le interrelazioni che ci sono presenti tra le varie cospirazioni e i vari personaggi, perché i personaggi solitamente agiscono per conto delle varie organizzazioni, ma non è detto che ne facciano parte, potrebbero essere semplicemente stati ingaggiati da quell'organizzazione. Questo pone il fatto che magari la loro fiducia, la loro lealtà non è sempre data a quella particolare organizzazione, ma a volte potrebbero lavorare anche per le altre. Chiaramente queste lettere di debito con le varie organizzazioni non sono solamente una cosa negativa che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al giocatore che deve gestirsi una richiesta magari scomoda da parte di un'organizzazione segreta, ma potrebbero sbloccare anche dei crediti se i giocatori riescono a portare a termine questi compiti affidati dalle organizzazioni come debiti,
se riusciranno a portarle a termine, se non lo fanno le organizzazioni si incazzeranno, ma se ci riescono, riceveranno dei crediti che potranno spendere sempre con queste organizzazioni per ottenere dei vantaggi, dei bonus, che possono essere informazioni, gente, merce o altro. Questo aggiunge una meccanica interessante, appunto, perché va a vedere le interrelazioni che intercorrono tra tutte le organizzazioni. Quindi, senza indugio, direi che la cosa più importante da cui passare a parlare siano appunto l'ambientazione e la cospirazione. Come detto, ci troviamo nella fine dell'Ottocento, nell'epoca vittoriana, e abbiamo una situazione dove praticamente Londra e l'Inghilterra sono al centro del mondo. Abbiamo anche degli elementi di soprannaturale e di steampunk in questa ambientazione. Diciamo che appunto ripercorre e cita più e più volte comunque i grandi classici dell'epoca, comunque ispirati all'età vittoriana, e quindi va in quella direzione, che possono essere i libri di Sherlock Holmes, 20.000 leghe sotto i mari o altri libri del genere. Quindi questo ci pone in un'ambientazione vittoriana, come detto, ma non realistica, con svariati elementi sopra le righe. Il maggiore di questi elementi sicuramente è dato dalle cospirazioni. Nel manuale ci sono un sacco di cospirazioni, sono veramente diverse cospirazioni. Ci sono anche dei manuali di espansione che aggiungono cospirazioni, ma noi tratteremo solamente il manuale base, che ha una ottima varietà di organizzazioni, di cospirazioni. Ci sono cospirazioni molto varie che fanno subito trasparire l'aria che si poteva respirare durante il periodo dell'impero inglese del fine Ottocento, con organizzazioni di stampo cinese, organizzazioni che hanno riferimenti in India, con le varie colonie, quindi abbiamo tutto questo genere di cose. Esistono cospirazioni di tutti i tipi, abbiamo le più classiche come gli Illuminati o il Club Diogene, fino a quelli più esoterici come gli estranei, che potrebbero essere assimilabili a vampiri, lupi mannari, mostri, diciamo così, mostri, appunto, che si chiamano gli estranei, o al Consiglio dei Senza Nome, di cui fanno parte dei maghi alla fin fine. I nostri giocatori principalmente lavoreranno per il Club Diogene, questo club di inglesi, ricchi inglesi, che lavorano per salvaguardare l'impero britannico e quindi, diciamo, tendono a fare gli onori di casa e a difendere i propri interessi. Si tratta di nobili svogliati che hanno messo la loro attenzione in altro. A volte però è solo una copertura, in realtà sono persone molto attive, ma sta di fatto che il Club Diogene di solito non agisce in prima persona, ma manda i suoi agenti che sono selezionati dai membri del Club Diogene. Il Club Diogene è un club realmente esistito, ne facevano parte ricchi inglesi, che nel Club Diogene la regola d'oro era che non si doveva parlare, doveva essere sempre presente il più completo silenzio. Doveva essere tecnicamente un club di lettura, ma si dice che appunto serviva anche per intessere rapporti tra i vari membri del club, per conoscersi, per staccarsi un attimo dalla frenetica vita quotidiana della Londra del tempo. Ci sono anche ottimi accenni alla società dell'epoca riguardo alla stampa, alla medicina e al resto, alla geopolitica. Però, in un gioco di cospirazione come quello di Brassage, ho largamente sentito la mancanza di una più ampia visione, anche sintetizzata, di quello che succede nel mondo influenzato dalle cospirazioni. Sarebbe stato molto bello vedere un po' di dati storici, date con eventi storici, dove si crede che ci sia stata l'intromissione di una data cospirazione, dove il Club Diogene è intervenuto. Certo, sono cose segrete che non si dovrebbero sapere, ma sarebbe stato molto materiale molto utile per il narratore e per, diciamo, far capire le lotte
che dovrebbero portarsi avanti tra le vere cospirazioni, mentre non è ben chiaro, leggendo il manuale, se non in casi dove è chiaramente scritto qua che quella cospirazione combatte contro un'altra cospirazione, non è ben chiaro quali eventi possono aver, diciamo, fatto incontrare sul campo di battaglia o comunque di azione delle varie appunto linee di condotta e piani che vengono portati avanti da queste cospirazioni, che siano gli Illuminati, che sia l'Underworld, che sia il Consiglio dei Senza Nomi. Esatto, capire che cosa, in che modo si intrecciano, in che modo si vanno uno a coprire l'altro, a mettere i bastoni tra le ruote dell'altra cospirazione. Purtroppo ho sentito la mancanza di questo, perché dopo una così bella e variegata parte del manuale dove vengono spiegate le varie cospirazioni, mi sarei aspettato sinceramente una parte dove invece si andava meglio a esplorare i rapporti che intercorrevano tra queste stesse. Sempre nel manuale troviamo anche un'avventura introduttiva che si chiama l'avventura Bloody Hell. Sempre ambientata a Londra, abbiamo una buona missione introduttiva dove i nostri giocatori avranno a che fare con svariate cospirazioni che verranno introdotte in maniera molto blanda o comunque a pezzetti, diciamo che introdotte parzialmente poco alla volta in modo da non confondere troppo le idee, ma è una perfetta avventura per dare un'iniziale visione alle varie cospirazioni. Ne trattano una, due, almeno tre cospirazioni sono presenti all'interno, e la possibilità di diciamo interagire anche con un paio di altre cospirazioni è possibile se il narratore è minimamente bravo a gestire l'ambientazione e ovviamente i giocatori sono interessati a domandare in giro anche tra i loro contatti, magari in altre cospirazioni. Però di per sé questa avventura, nella sua totalità, non mi ha fatto impazzire. Purtroppo l'ho trovata un po' troppo su binari e frustrante in alcuni punti, perché i giocatori non possono ottenere dei risultati neanche con il culo più sfondato possibile ai dadi o le idee geniali. Non possono. Purtroppo quelle parti sono proprio date per scontate che debba succedere così. Soprattutto sono, non voglio spoilerare nulla, ma l'impossibilità di catturare un dato sospettato per ben tre volte possibili in cui si presenta nell'avventura, anzi una quarta compresa il finale, senza avere la possibilità reale di acciuffare questa particolare figura, lo trovo terribilmente frustrante, ma veramente in una maniera terrificante. Capisco che è un personaggio molto importante quello che viene introdotto e dà possibilità a nuove avventure dopo quella, ma per un'avventura introduttiva dove i giocatori comunque devono sentirsi motivati e diciamo fighi comunque, essere riusciti nel loro scopo, quel passaggio, l'impossibilità di catturare un dato personaggio, lo trovo una delle cose più frustranti in assoluto che io avrei assolutamente evitato in un'avventura introduttiva. Peccato. La parte del comparto grafico e di impaginazione di Brass Age. Che dire, ragazzi? Per quanto mi riguarda, Brass Age, nella sua impaginazione, nella sua grafica, adesso vi farò vedere qualche pagina all'interno, è perfetta. È perfetta perché comunica esattamente l'idea di un libro di fine 800. Ci potrei credere, ragazzi. Veramente, ci posso credere che sia un libro di fine 800 scritto alla maniera della fine del 1800. Ci puoi credere. È fatto in un modo. La carta è ingiallita. Al tatto sembra una carta antica. Le intestazioni, le varie impaginazioni, i primi caratteri danno proprio quell'idea. L'ho trovata un'idea veramente, e soprattutto una decisione di gestione della grafica all'interno del manuale, veramente, veramente
perfetta per comunicare esattamente quell'idea. Il packaging è molto bello, la copertina, come ho detto, dà l'idea di un che sia veramente fatto in cuoio, con inciso sopra queste lettere, con affisso sopra il simbolo. È veramente bello. Abbiamo dato insieme le buste per delle cospirazioni da dare di volta in volta all'inizio delle varie avventure ai giocatori. Cioè, il packaging di Brass Age è veramente spettacolare perché dà perfettamente l'idea di un libro del 1800. Ti cala fin dal manuale, fin dallo sfogliare le pagine, dentro quell'ambientazione. Perfetto, mi ha ricordato per la bellezza che avevo quando avevo i manuali di. Ce li ho tuttora, un po' acconciati, ma ce li ho tuttora. I manuali di D&D 3.5 con quelle copertine come se fossero tomi fantasy. Era bellissimo, ragazzi. Comunicavano esattamente quell'idea, dovevano comunicarla, ce la facevano e lasciavano un'interessantissima sensazione nel lettore, nel qual caso il sottoscritto. Abbiamo un buon racconto inframmentato all'interno del manuale che praticamente ci va a presentare alcuni dei personaggi topici dell'ambientazione di Brass Age come agenti e probabilmente che continuano le loro avventure anche in altri ambiti. Magari sono anche personaggi dei beta tester o degli autori che hanno inserito dentro o le hanno inventate appositamente. Sta di fatto che all'interno del manuale frammentato abbiamo un racconto, una specie di indagine che va a vedere svariati personaggi e li presenta. Molto interessante perché dà anche quello tutta un'idea di come è l'ambientazione vittoriana, di come sono i ritmi di questa ambientazione. E la cosa è assolutamente essenziale. C'è una buona impaginazione, anche se non molto originale. Si sarebbe potuto fare molto di più, secondo me, da quel punto di vista. Osare di più. Per esempio, il racconto che ho citato prima, che è buono, non mi. Cioè, sembra proprio un racconto scritto, non sembra le avventure riportate dei personaggi all'interno del libro dell'Ottocento. Ricordate la grafica fatta tutta apposta per dare l'idea di un libro dell'Ottocento? Bene, avrei gradito che anche l'immaginazione lo seguisse pari pari sempre quell'idea. Non è sempre così. Non è un grosso problema, ma semplicemente mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto costante a quell'idea fino alla fine. Non sarebbe stato assolutamente facile, ma sarebbe sicuramente stato interessante da vedere. Abbiamo inoltre una mappa di Londra originale del tempo, oddio, originale, non so se è esattamente originale, ma sicuramente ricorda e dà l'idea di una Londra, di una mappa della Londra del 1800. Ecco qui quella di cui parlavo, la mappa di Londra del 1864. Ed è intricatissima, complicatissima da usare e gestire, esattamente come una mappa dell'epoca, una mappa di quel genere, ragazzi, se qualcuno di voi ha mai avuto la possibilità di vedere mappe antiche. Quindi è molto bella, difficile da utilizzare in gioco, ma sicuramente fa capire la vastità della Londra. È un dedalo di strade, ognuna con la sua scritta che dice il nome della strada, che cosa c'è, la struttura e tutto il resto. Molto bello, aiuta veramente tanto a calare piuttosto che avere una mappa stilizzata di Londra, assolutamente aiuta un sacco. C'è da dire che il suo maggiore punto di forza, forse, di Brass Age è anche il suo punto debole. Questo perché una grafica che va a ricercare appositamente l'idea di un libro dell'Ottocento vuol dire avere una grafica vecchio stile, vuol dire presentarsi in modo un po' vecchio, anzi vecchio, perché l'idea è proprio di presentarsi in modo vecchio, in modo del 1800, con una grafica che ricorda quello. Perfetto, questo è il suo maggiore punto di forza e il suo maggiore punto debole, forse dal punto di vista grafico, perché chi lo vede il manuale, a uno sguardo superficiale, sembra materiale vecchio. Perché il materiale è vecchio, nel senso è volutamente fatto in maniera vecchia, come è sottoscritto con questi occhiali, è volutamente fatto in maniera vecchia. È l'idea che c'è, proprio di farlo con quella grafica vecchio stile. Però a uno sguardo superficiale, ovviamente, sembra solo vecchio. Non si capisce che è stata una scelta fatta appositamente per mantenere l'ambientazione, mantenere l'idea del gioco. Quindi per cui questo potrebbe essere il problema maggiore.
vi consiglio caldamente di passare subito oltre all'impronta iniziale di oddio, ma la grafica è vecchia, e arrivare subito a capire perché la grafica è stata fatta in questo modo. Non è che mancavano i fondi, ragazzi, è stata un'accurata scelta. Durante la realizzazione del prodotto si capisce, ne traspare questa scelta e sicuramente gli dà più valore per chi riesce a superare questo primo approccio che potrebbe allontanare chi invece lo osserva in maniera superficiale il gioco. Per le mie considerazioni finali, Dio santissimo quanto sono brutto con questi occhiali. Per le mie considerazioni finali, meglio le bretelle, molto più fighe le bretelle. Sono fighe le bretelle. Detto questo, ragazzi, per le mie considerazioni finali sul gioco di Brass Age. Se amate le investigazioni, i complotti, sicuramente Brass Age fa il caso vostro. Ma se amate l'epoca vittoriana e l'esoterismo e lo steampunk, che allora vi renderete conto di quanto sia adatto a voi questo gioco. E vi farà dimenticare anche tutti quei difettucci del regolamento di cui ho parlato prima. Questo è il motivo maggiore per cui è interessante Brass Age. Se però non amate questi elementi, difficilmente riuscirete a calarvi in questo gioco che fa della citazione di quell'epoca, i suoi racconti, il suo punto forte. Quindi, se non riuscite a calarvi, mi dispiace e non siete fin dall'inizio, diciamo, propensi a questo genere. Mi dispiace, ragazzi, questo Brass Age non è un gioco adatto a voi. Brass Age ha un format particolare, ha un'idea particolare, punta chiaramente in una direzione ben specifica, che non vuole essere generale proprio e fare del suo gioco un gioco generico. Assolutamente no, vuole andare nello specifico con una chiara idea. Agenti del club Diogene. E quella l'idea è chiara, va dritta al punto. Voi dovete giocare quello. Se non vi piace l'idea di giocare quello, tutto il manuale gira intorno a quell'argomento, a quegli argomenti, a quelle decisioni. Se non vi piacciono queste cose, Brass Age non è a caso vostro. Se invece vi piacciono i gialli, le investigazioni, l'età vittoriana soprattutto, e un po' di steampunk, un po' di occulto che in quegli anni destava così tanto scalpore e girava per i circoli più nobili per, diciamo, alleviare la noia del vivere quotidiano, allora Brass Age potrebbe fare al caso vostro. In ogni caso, ragazzi, qui sotto vi lascerò dei link appositi per andare a scoprire qualcosa di più, a leggere qualcosa di più in merito. Per questa recensione abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuta. Spero che abbiate apprezzato Brass Age RPG. Personalmente mi è piaciuto molto, ma perché a me piacciono questi argomenti e quindi mi sono ritrovato molto nelle cospirazioni, in tutte queste tematiche dell'epoca vittoriana, della difesa della corona inglese, dei vari gruppi che combattono e si ostacolano a vicenda nelle loro azioni, magari anche con accenni esoterici. Personalmente a me piace molto. Quindi, Brass Age è un gioco di ruolo che mi è piaciuto, ma come ho voluto precisare, deve piacere l'argomento. Non è un gioco che consiglierei a tutti. Deve piacere l'argomento, deve piacere la tipologia di gioco di ruolo. Quindi, spero che vi sia piaciuta questa recensione. Noi ci vediamo alla prossima. Prometto che non metterò mai più questi occhiali, che sono veramente orribili. Ciao a tutti, bagai! Se ti interessa vedere sempre più video, prodotti, fumetti di The Evil Company e Dice Games Italia, beh, non ti resta che diventare Patreon, così tutto questo diventerà possibile. Che aspetti? Vai al link!